le minacce al sindaco Antonello Velardi, una vicenda che vede l'attenzione anche dell'antimafia, si risponde con fatti concreti all'insegna della legalità. Una villa che apparteneva al clan Belforte viene affidata ad un onlus che assiste i diversamente abili. In diretta Enzo Perone. Sì, eccomi, siamo nella sede dell'associazione Uniti Per, che fa assistenza per disabili a Marcianise. Questa nel passato è stata una delle residenze estive della famiglia Belforte. Il clan Belforte nel passato era alleato dei Cutoliani e poi aveva stretto una tregua armata con i casalesi, tanto da sedersi agli stessi tavoli, agli stessi vertici, per spartirsi soprattutto appalti pubblici. Il sindaco di Marcianise, Antonello Velardi, ha affidato in tempi record questo bene confiscato alla Camorra ad una associazione. Ho voluto dare a loro simbolicamente questo luogo, questa villa, e il fatto che loro si riuniscano qui e che qui ci sia vita in un luogo che è stato un luogo della non vita, ciò ci rende particolarmente felici. Grazie Velardi. Francesca Miele, insomma, un deus ex machina di questa associazione, dalle vacanze della Camorra alle attività per far star bene i disabili. Facciamo tramite laboratori di terapia occupazionale, lo facciamo come mero proprio supporto anche di ascolto e di assistenza proprio nel senso più pieno del termine. Sarà questa una sede anche del concorso di poesia Urlo e non mi senti, che è stato ideato da Grazia Sposito e che portiamo avanti noi giovani volontari dell'associazione. Grazie Francesca Miele. Sindaco Velardi, le cointeressenze con l'economia, l'impresa, le professioni del clan Belforte sono stati sferzati dalle inchieste della procura antimafia. Tu hai dato fastidio perché proprio di recente sei stato minacciato. C'è stato uno scioglimento nel consiglio comunale per fatti di Camorra, quella che era la zona grigia. Qui si è molto dilatata, cioè ci sono state commistioni molto forti. Siamo intervenuti con un'azione radicale di rottura totale con il passato. Abbiamo rotto anche degli equilibri economici, penso che alcuni noi hanno dato molto fastidio. Minacciato di morte, hai paura? La paura è un sentimento umano. C'è attenzione da parte dell'antimafia? C'è attenzione da parte delle forze dell'ordine, c'è attenzione da parte della magistratura ordinaria e c'è attenzione anche da parte della direzione distrettuale antimafia. Ti piegherai? Assolutamente, non ci si può piegare perché qui c'è una città intera che vuole cambiare, c'è una minoranza infastidita dalla disintegrazione dello status quo, ma se ne dovranno fare una ragione. Grazie mille sindaco Velardi, dalla villa ex Belforte oggi dell'associazione per i disabili Uniti Per è tutto, da Marcianise, linea allo studio.